Incontriamo Emil Abirashid, CEO di Startup Business. Allora, ce l'ha nel nome, insomma, Startup Business, le startup ce le hanno nel nome. Parliamo un po' del ruolo delle startup per SMAU. SMAU 2013 e non solo, insomma, il ruolo e il rapporto tra startup e SMAU qual è secondo te? Intanto è un rapporto che nasce nel 2004, per cui insomma in un momento in cui questo fenomeno delle start-up, oggi molto così di moda, non era ancora esploso, e quindi insomma questo dimostra la lungimiranza. Il rapporto che c'è, la ragione per cui le start-up vengono a SMAU, per cui SMAU accoglie le start-up e per cui questo è un successo, è il fatto che in un contesto come quello di SMAU, dove ci sono tanti imprenditori, tanti manager, tante imprese medie, grandi, insomma comunque consolidate, hanno la possibilità di incontrare l'innovazione che le startup propongono, e naturalmente le startup hanno la possibilità di incontrare queste imprese, e quindi insomma non è raro che si formino e si creino delle collaborazioni tra queste due entità. Quindi lo scopo è principale questo qui. Poi naturalmente, soprattutto nella tappa di Milano, portiamo anche gli investitori. C'erano anche qui, oggi siamo a Torino, c'erano anche qui ieri durante lo speed pitching che ho fatto con le startup che sono presenti qui oggi, c'erano anche alcuni investitori, però soprattutto c'erano appunto quelli di Confindustria, perché dalla edizione di Milano lo scorso anno è stato inaugurato questo premio Lamarck, intitolato a questo naturalista che si chiama Jean-Baptiste Lamarck, con la collaborazione di Confindustria, per cui quest'anno anche nelle tappe locali di Bari, Roma, Padova, Torino e poi anche a Bologna ci sarà, con la collaborazione dei giovani in Confindustria locale, l'assegnazione di questo premio Jean-Baptiste Lamarck, che viene dato a tre delle start-up presenti come diciamo riconoscimento di eccellenza, anche se ti devo dire che comunque le start-up che vengono a SMAU, soprattutto quelle che arrivano tramite Startup Business, sono tutte di altissimo livello, per cui poi la scelta è sempre molto difficile. Lo citavi tu il discorso del rapporto appunto dell'incontro, no, tra la startup e un mondo imprenditoriale. Come vedi tu, com'è l'evoluzione di questo tipo di incontro? O meglio, le startup hanno bisogno di incontrare anche che cosa, oltre appunto alle grandi imprese e ai grandi investitori, per poter insomma andare avanti? Ma le start-up hanno bisogno di crescere e quindi hanno bisogno di sviluppare la loro proposta di business. Questo come si fa? Sicuramente trovando qualcuno che ti dà del capitale, che ti aiuta a crescere, ma anche trovando realtà che ti aprono il mercato. Magari trovi un partner industriale che ti aiuta a distribuire o a vendere i tuoi prodotti e servizi, oppure uno che ti aiuta a diventare più facilmente e rapidamente internazionale, oppure uno che ti mette a disposizione alcune risorse che ancora non hai. Quindi sì. In un momento di difficoltà economica come questo, dove si fa fatica a reperire i fondi, un discorso come quello che stai facendo, che un po' mi ricorda il baratto quasi, no? Io ti aiuto a portare, a distribuire, eccetera, tu mi dai qualcos'altro in cambio, eccetera, può essere la nuova evoluzione che sta aspettando, la nuova rivoluzione che sta aspettando appunto il tessuto economico italiano, cioè questo discorso di tornare un po' alle origini, insomma, con una specie di baratto piuttosto che altre operazioni? Ah, questa è una buonissima domanda, molto interessante, è un'ottima riflessione. Io credo che esistono delle forme di baratto, no? Per esempio adesso c'è alcuni gruppi editoriali stanno sviluppando delle relazioni con le start-up che si definiscono come media for equity, cioè io ti do degli spazi pubblicitari sulle mie testate e tu mi dai un pezzettino della tua azienda, cioè un equity, una partecipazione. Esistono forme di questo tipo anche, per esempio, le start-up che magari sono all'inizio, stanno muovendo i primi passi, magari hanno bisogno di consulenza legale o fiscale e difficilmente hanno le risorse per potersi permettere un avvocato bravo, e allora si trova con alcuni studi legali che hanno capito l'importanza di guardare oltre e quindi di non ragionare solo sulla base della parcella immediata,
anche lì si stanno così definendo formule di baratto, work for equity, cioè io ti do il lavoro in cambio dell'equity, o magari non for equity, però magari cioè, sul fatturato che genererai a 3 anni, cose così. Per cui sì, esistono formule del genere. E, per quanto riguarda invece le novità, insomma le start-up che sono state presentate qua a Torino e quelle che hanno ricevuto il premio Lamarck, ci dici un po' i nomi di queste aziende e quali sono? Quelle che hanno vinto, vuoi sapere? Ha vinto una startup qui del Politecnico di Torino che mi sembra si chiama Biotechware, che ha sviluppato una specie di dispositivo medicale che a guardarlo sembra un tablet un po' evoluto, e questo è un sistema che consente di fare determinate analisi tipo elettrocardiogramma in farmacia. E questo dei dispositivi medicali è un filone molto molto interessante, perché intanto integra una serie di tecnologie diverse, dall'elettronica all'informatica al design alla meccanica eccetera, ma poi è un buon modo, una soluzione intelligente per portare anche a una nuova fase la sanità pubblica, no? Perché se tu prendi, scovi le malattie molto prima che diventino dei grossi problemi, le curi più facilmente, costa meno, la gente è più felice e quindi è assolutamente una situazione vincente. Per cui loro sono stati tra i 3 premiati. L'altro è stato Bucolico, che è una piattaforma per i libri e per la promozione di autori emergenti, esattamente. E poi c'è WhatsApp, che è una piattaforma per la gestione di eventi online, che ha di caratteristico che loro sono partiti molto forti e hanno tantissimi, già un database di tantissimi eventi, in più hanno una piattaforma che io non l'ho ancora vista molto bene, però loro mi hanno detto essere molto innovativa anche dal punto di vista tecnologico.